ore ingressi, sono di Forlì e sono un banjoista e uno studioso di bluegrass music. Ho scoperto questo genere quando avevo 3 anni, casualmente guardando la televisione, in un episodio del Muppet Show nel quale Kermit il Ranocchio suonava proprio un banjo, e la cosa mi ha folgorato per qualche ragione e dal di lì ho deciso di voler ricercare, di voler cominciare a comprendere quello che fosse il linguaggio e l'utilizzo di questo strumento affascinante. Di conseguenza, di lì a poco, di qualche anno, mi sono imbattuto nel genere della bluegrass music, che è il genere con quale questo strumento è più principalmente legato, se vogliamo. Dal di lì è stata una ricerca a ritroso, soprattutto negli anni originali, se vogliamo, quindi dalla fine degli anni 40 all'inizio degli anni 50, quelli che sono i primi anni di questo genere musicale. Per me è stata una passione estrema, studiandone il linguaggio, studiandone l'estetica. È proprio stata una ricerca che tuttora continua e tuttora mi appassiona. Io suono con diversi gruppi, fra i quali c'è appunto un gruppo che si chiama Ruben & Matt and the Truffle Valley Boys, con il quale abbiamo avuto la fortuna di fare discreti tour e di girare fra i più importanti festival di questo genere in Europa e in Italia. Andremo ad analizzare una tecnica piuttosto specifica di uno strumento che già di per sé è piuttosto specifico, che è la tecnica three finger, quindi utilizzando 3 dita completi arpeggiando. È una tecnica che si affina molto a quello che è il genere della bluegrass music, che è quello che analizzeremo con maggiore dettaglio. È un corso che naturalmente partirà dalle basi più assolute e quindi, anche se non hai mai preso in mano uno strumento di nessun tipo, chitarra, nulla, il corso sarà comunque estremamente fruibile, perché io partirò sicuramente dalle basi totali e dopo di ciò andremo a progredire ovviamente con lezioni via via più avanzate, fino ad analizzare addirittura delle tecniche piuttosto complesse dal punto di vista tecnico, ma non per questo meno interessanti dal punto di vista armonico e dal punto di vista delle idee. Buono studio!